Studiare teologia piace. L'inaugurazione del 19° anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova è stata l'occasione per raccogliere i dati di iscrizioni e specializzazioni. Nell'ultimo anno il numero degli iscritti è salito del 5%, portando a più di 1.700 il numero degli studenti che arrivano da tutto il mondo. Una ricchezza culturale stimolante perché molti degli iscritti scelgono le specializzazioni e aumenta anche il numero dei laici che si avvicinano alla materia, uomini e donne. Penso che uno degli aspetti su cui stiamo investendo, sono già presenti, ma su cui stiamo investendo è proprio quello dell'apertura internazionale. Penso che è determinante per la formazione universitaria in particolare aiutare gli studenti e i docenti ad avere, ecco, non solo uno sguardo provinciale ristretto al proprio territorio, alla propria cultura solo, ma anche a dialogare con altre culture, altre religioni, con ciò che avviene a livello di mondo. Ecco. Per questo stiamo intensificando le collaborazioni anche internazionali con università in Asia, in Africa, in America Latina e proponendo anche corsi di formazione all'estero. L'anno scorso abbiamo proposto una summer school in Thailandia sul dialogo tra cristianesimo e buddismo. Quali sono le prospettive secondo lei? Che cosa vede all'orizzonte? Cioè, dove stiamo andando? Verso un mondo che comunque dialoga di più anche tra religioni, ma rinuncia a qualcosa o è necessario o si può fare altrimenti? Ma intanto per dialogare è assolutamente necessario rinunciare a qualcosa, ma questo capita anche tra marito e moglie, non tra religioni, nel senso che se io voglio dialogare con mia moglie, con un mio amico, con una mia amica, devo almeno rinunciare a parlare, perché in alcuni momenti devo stare in silenzio. Quindi la rinuncia di per sé è una realtà fisiologica al dialogo, non patologica. Se uno non si mette nell'ottica di rinunciare a qualcosa, non dialogherà mai. La giornata è stata anche occasione per uno sguardo alla prossima visita di Papa Francesco a Venezia e Verona, una giornata attesa dalle comunità e dalle diocesi. La cosa veramente straordinaria, perfino storica, è che il Papa venga ad aprire un padiglione d'arte all'interno di una grande manifestazione di importanza mondiale di arte contemporanea come la Biennale di Arte di Venezia. Questo non è così strano dall'atteggiamento del Santo Padre in tutti questi anni, perché spesso egli dice che dobbiamo abitare le periferie, ma la periferia può essere anche la cultura, la periferia può essere anche un'arte, l'arte contemporanea che a volte facciamo fatica a decifrare, ma proprio per quello deve essere abitata.